L'importanza di questo accordo, in modo primario, secondo me, è essere sia prima di tutto due associazioni di categoria da non ritenersi concorrenti, ma qui si sta collaborando. Poi, preferibilmente, la Banca del Territorio, perché si ha un'elasticità nelle risposte molto diversa e molto più rapida rispetto a grandi gruppi bancari. Questo ci permette sia a noi artigiani, che più o meno si ha sempre bisogno, o per investimenti o per liquidità, di avere delle risposte e un supporto, come diceva il vice direttore, anche di competenze che ci aiutano ad arrivare poi alla firma di questi protocolli, su questi prodotti ben specifici, grazie anche alla collaborazione ormai da tanti anni con questa banca. Dobbiamo fare una premessa, veniamo da un momento estremamente complesso e difficile, abbiamo avuto la pandemia, l'aumento delle materie prime, la difficoltà a reperirle, che hanno creato indubbiamente tante difficoltà alle aziende. E in questo momento abbiamo sentito proprio la necessità di chiedere alla Banca del Territorio, tra l'altro ricopre un doppio ruolo con la Confartigianato e CNA, proprio per dare un supporto alle aziende e per cogliere quel tentativo di ripresa e di voglia di entusiasmo che ecco, si sta manifestando in questo momento. Anche se le proiezioni future non sono così brillanti, purtroppo, lo sappiamo bene, stiamo vivendo ancora una guerra, ci sono tante circostanze macroeconomiche problematiche, però credo sia significativo essere qua insieme, quindi le due associazioni di categoria di un territorio, insieme ad una banca del territorio, quindi che non solo pensa appunto a tutte le aziende del territorio, ma alle famiglie e probabilmente se c'è una via d'uscita, ecco, questo è un primo passo in tutto questo. Questo è un plafond, il primo di 5 milioni di euro, che è un buon quantitativo, una buona cifra e poi magari speriamo possa essere anche rivista al rialzo se ci saranno tante adesioni.